Buongiorno da Fabio Sebastiani, in studio per l'appuntamento con l'informazione. Noi apriamo il nostro giornale radio con le notizie dall'estero. L'allarme che arriva dal New York Times, il giornale americano, ha scritto un lungo articolo per raccontare la situazione di grave crisi finanziaria e umanitaria che sta attraversando la striscia di Gaza. Oltre all'embargo imposto da Israele ed Egitto, che da tempo ha effetti notevoli sull'arrivo di beni di prima necessità nella striscia, uno dei più recenti problemi è stato l'aggravamento della crisi nei rapporti tra Hamas e Fatah, le due principali forze politiche palestinesi. Hamas è un'organizzazione palestinese di carattere politico e paramilitare, considerato gruppo terroristico da Israele, Stati Uniti e Unione Europea, e controlla la striscia di Gaza da quando cacciò Fatah con la forza. Fatah invece guida l'autorità nazionale palestinesa che governa in Cisgiordania. L'autorità nazionale palestinese ha smesso di pagare lo stipendio alle migliaia di funzionari pubblici assunti da Hamas nella striscia, circa 50.000 persone. Hamas in risposta ha detto che non interromperà la riscossione interna delle tasse che avrebbe dovuto passare all'autorità palestinese. New York Times ha raccontato che le carenze di beni essenziali come acqua e medicine sono frequenti nei negozi alimentari, si fatica a distinguere i mendicanti dai membri della classe media, i quali hanno cominciato a chiedere di mettere gli acquisti a credito. A Gaza c'è anche un'emergenza carburante e alcuni ospedali hanno già cominciato a chiudere, come sottolinea Roberto Valent, capo del programma di assistenza ai palestinesi dell'ONU. Ha spiegato così ad Al Jazeera che sono necessari almeno 7,7 milioni di litri di carburante per continuare ad alimentare le attrezzature ospedaliere e circa 6,5 milioni di dollari per fermare l'emergenza. L'acqua è praticamente ovunque non potabile e il rischio di un'epidemia di colera è molto alto. Medici Senza Frontiere, siamo appunto allo scandalo delle molestie sessuali che sta coinvolgendo alcune ONG. Medici Senza Frontiere ha reso noto che nel 2017 ha ricevuto segnalazioni su 40 casi di molestie sessuali nelle proprie strutture, 24 dei quali addirittura abusi sessuali che sono stati identificati da indagini interne dell'organizzazione. 19 persone sono state licenziate, mentre gli altri membri del personale sono stati sanzionati in altri modi. Medici Senza Frontiere, mentre infuria la bufera su Oxfam, precisa che la leadership si è impegnata inequivocabilmente a combattere gli abusi. Nel 2017, rende noto sempre l'organizzazione, c'erano più di 40.000 membri dello staff che lavoravano sul campo e ci sono stati 146 reclami o segnalazioni di reclami riguardanti abuso di potere, discriminazione, molestie e altre forme di comportamento inappropriato. E siamo alle notizie dall'Italia. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha scritto alla commissaria per la concorrenza europea Margrethe Vestager a proposito della Slovacchia e degli incentivi diretti alle politiche fiscali a favore di alcune aziende che fino a poco tempo fa hanno avuto impianti in Italia e ora minacciano di delocalizzare con licenziamento di migliaia di persone. Due sono Embraco e Honeywell. A partire da questi casi, appunto, il ministro Calenda ha scritto all'Europa: occorre un monitoraggio delle politiche fiscali, degli incentivi diretti, soprattutto del governo slovacco, per accertarsi che rispettano le regole dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. Nella lettera Calenda ricorda l'impegno personale e l'attenzione che la commissaria Vestager ha sempre dimostrato nel monitorare il rispetto delle regole della concorrenza nell'Unione Europea. Attira all'attenzione Calenda anche sui casi di delocalizzazione in Italia. I casi più eclatanti sono ora rappresentati, dice, dalle recenti decisioni annunciate di Embraco e Honeywell di chiudere gli impianti, indipendentemente dalle iniziative che possono essere prese dal governo italiano a livello nazionale allo scopo di limitare o prevenire i rischi di ripercussioni sociali serie. Le scrivo, dice Calenda, per chiedere di monitorare le politiche fiscali e gli incentivi diretti praticate dalla Repubblica Slovacca per accertarsi che le misure siano messe in atto nel quadro del pieno rispetto della compatibilità con le regole degli aiuti di Stato. E siamo alle bollette elettriche, una decisione senza precedenti, quella dell'autorità per l'energia, così come ha scritto il Sole 24 Ore ieri. Le bollette dei morosi saranno a carico della collettività, cioè spalmate praticamente
sulle bollette di tutti gli utenti, almeno per la parte fiscale, non i consumi, dice appunto il Sole 24 Ore, ma gli oneri parafiscali di chi evade la bolletta. Immediata la reazione delle associazioni dei consumatori che protestano per quello che viene considerato un sopruso. L'ammontare complessivo dell'insoluto totale, scrive il Sole 24 Ore, è circa 1 miliardo di euro. Per ora la decisione dell'autorità per l'energia dovrebbe distribuire tra tutti i consumatori una parte degli oneri generali pari a 200 milioni. Si legge sempre nell'articolo del Sole 24 Ore, così è stato stabilito dopo ricorsi e sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, e l'autorità dell'energia ha formalizzato, quindi sarà distribuita tra tutti i consumatori una prima fetta di oneri generali pari a circa 200 milioni arretrati. Significa che sulle bollette della corrente già cariche di risarcimenti, di oneri, di voci e di incentivi si aggiunge un nuovo capitolo, ovvero quello degli oneri parafiscali degli utenti morosi. La notizia naturalmente è arrivata subito sul tavolo delle associazioni dei consumatori, che hanno protestato in coro per codici. I consumatori si rivela sempre come il Bancomat d'Italia, e quindi questa tendenza va assolutamente fermata, almeno per quanto riguarda questo ultimo provvedimento, che Federconsumatori trova improbabile e del tutto ingiusto. Passiamo alle notizie, alla pagina sindacali. Entra nel vivo la campagna per le elezioni che porteranno al rinnovo dei rappresentanti sindacali in tutto il pubblico impiego. Si voterà il 17, 18 e 19 aprile in tutti i comparti pubblici per aggiornare la rappresentanza effettiva dei sindacati di categoria. Secondo Franco Martini, segretario confederale della CGIL, occorre ribadire che si tratta di un appuntamento che travalica i confini del pubblico impiego per assumere un significato politico che interessa l'intero mondo sindacale. Eleggere democraticamente i propri rappresentanti è la prima vera riforma del sindacalismo italiano, quella che riduce la distanza tra rappresentanti e rappresentati. È la battaglia che da molti anni ha condotto alla CGIL e che dovrà estendersi anche all'associazione delle imprese per fermare la moltiplicazione dei contratti pirata che abbassano i diritti di chi lavora. L'altra notte in un cantiere navale in provincia di Pisa, il Seven Stars di Navicelli, un operaio di 39 anni, Alessandro Colombini, è morto cadendo da un'impalcatura. Gli infortuni sul lavoro e le morti bianche non sono mai frutto del caso, secondo quanto si legge in una nota della FIOM CGIL. La cantieristica resta uno dei settori più gravemente a rischio, soprattutto per la presenza di appalti e subappalti spesso definiti nell'ottica del risparmio e che poi si traducono in peggiori condizioni per i lavoratori. I datori di lavoro hanno gravi responsabilità per la mancata applicazione delle norme di sicurezza. Chiediamo che sia fatta piena luce su quanto accaduto e vengano accertate tutte le responsabilità. Una nota anche del sindacato generale di base: le norme di sicurezza devono essere rispettate, si legge, anche quando lavorare in sicurezza comporta un abbassamento dei ritmi di lavoro. La salute dei lavoratori è un principio non derogabile, basta con gli appalti al ribasso che determinano anche la disattenzione verso le normative di sicurezza e le procedure conseguenti. Non vogliamo più piangere colleghi la cui vita poteva essere salvata. Bene, è tutto per il nostro spazio dedicato all'informazione. Tra poco, dopo la sigla di chiusura, una breve pausa musicale, noi torneremo in onda con la scheda di programmazione della giornata, quindi rimanete in ascolto. Do a thing I don't find fault with, so just set me free. It's like I don't know you anymore, and there was something even worse I said. I can't remember half of it, I just wish that I was dead. I'm sure I'll apologize, but oh, now I'm getting wise to what's all going on inside. Sometimes the bad things and the sad things just come out all wrong. I blame you for all things, but it's all things, and there's nothing going on. Even
big holes need a filling now and then. So if it's gonna be tonight, whoa, let's learn to have a good fight. Whoa.